Carla Saveri, il Panathlon inaugura gli eventi previsti per la Notte Azzurra. Il 4 settembre ci sarà appunto un evento proprio organizzato da voi. Ci puoi raccontare qualcosa? Sì, con piacere. Allora, il 4 settembre si aprirà appunto di lunedì, diciamo, tutta la kermesse della settimana che è dedicata allo sport della città di Jesi. Con grandissimo piacere, il Panathlon, che è il portavoce, insomma, della parte etica, culturale e sociale, turistica dello sport, ha indetto questa giornata, dove andremo, questa serata, dove andremo a parlare e a portare a testimonianza di attori dove mettono in risalto effettivamente questo, diciamo, altro aspetto dello sport, che non è solamente quello agonistico legato ad una prestazione fisica, ma bensì va a toccare delle importanti, diciamo, corde che in questo periodo storico sono veramente utili per i giovani. Avremo tre fasi diverse della serata. La prima parleremo dell'aspetto sociale. Interverrà il dottor Tagliapietra, che è un medico che lavora all'ospedale di Brescia con l'alta specializzazione di formazione psico-oncologia. Questo giovane medico ha avuto, diciamo, la grande intuizione di mettere, fondando una società, un'associazione che si chiama appunto Atleti Alto Fianco, di mettere in correlazione lo sforzo che fa e l'impegno che mette un ragazzo, un giovane, per ottenere dei risultati dal punto di vista agonistico, con lo sforzo che fa un malato per poter poi superare e vincere la malattia. Diciamo che questo tipo, diciamo, di unione tra queste due realtà è sicuramente un messaggio di sensibilizzazione che il dottore vuole portare soprattutto ai giovani e ai giovani che fanno un'attività sportiva. E avremo poi tante testimonianze di altri, anche campioni internazionali che conoscono la società, che hanno abbracciato questa filosofia. Parleremo con due mamme che hanno supportato e hanno vissuto la difficoltà di due ragazzi, i loro figli, a superare questa lotta contro, proprio grazie allo sport, la lotta contro questa malattia. E come dice appunto il dottor Tagliapietra, la medicina cura la malattia, ma il gesto, l'amore e tutto quello che va al di là cura la psiche e cura, insomma, aiuta molto di più. E il secondo momento, diciamo così, della serata è dedicato invece all'aspetto culturale, che poi lo sport in realtà può conferire, ed è proprio dietro un'impresa sportiva fatta da un professore di educazione fisica del nostro territorio, che è Roberto Raboni, che quest'estate ha compiuto un'impresa sportiva, quindi atletica, mettendo a disposizione la sua passione per lo sport, ma per un messaggio mariano. Ha raggiunto le coste partendo da Marzocca fino a Trieste, poi ritornato e ha preso la bici, ha attraversato l'Italia, è ripartito dalle coste tirrene ed è arrivato fino a Ventimiglia. In queste tappe, diciamo, del suo percorso ha portato in ogni momento, diciamo, dove ha fatto comunque proprio pellegrinaggio quasi francescano, andando accolto dalla comunità dove lui approdava, il messaggio, diciamo, di pace e di solidarietà attraverso le Madonne di Madonnine, due Madonnine, due statue della Santa Casa Madre di Loreto. Il terzo aspetto, che non è da meno, è quello che è l'importanza, appunto, diciamo, per un territorio, di quello che è effettivamente la pratica di uno sport. E avremo il dottor Bruschini, che è il presidente dell'ATIM, che è l'Agenzia dell'Internazionalizzazione del Turismo della Regione Marche, per parlare appunto di quanto possa essere importante lo sport anche per un territorio, partendo dal turismo, che comunque poi mette in moto tutto un meccanismo legato anche all'economia di un territorio. Avremo 20 sindaci o comunque rappresentanti dell'amministrazione di tutto l'Interland del nostro territorio, che sono di pertinenza del Panathon Club di Jesi, proprio perché vorremmo che questa serata fosse un momento di diffusione di questo diciamo, argomento legato allo sport, che possa essere anche di esempio ripetibile anche in altre nostre città. E comunque, come si fa nel gioco di squadra nello sport, un gioco di squadra anche con tutte le altre città che fanno parte della nostra realtà jesina.